Allo stadio dei Marsi, l'ottava di ritorno, terreno di gioco provato dalle piogge e temperature glaciali. L'Avezzano contro il Fabriano Cerreto per consolidare il terzo posto. Francesco Monaco a viso aperto col 4-3-3, 4-4-1-1 disegnato invece da Giampaolo, ancora senza Cerone e Di Curzio. L'11 è lo stesso sceso in campo ad Agnone con Bisegna e Dos Santos in attacco. Comincia forte il Fabriano, linea del pressing oltre il centrocampo. Prima Pellecchi all'11esimo, poi D'Eramo 3 minuti dopo provano a sbloccarla nelle prime battute. Al 18esimo, splendido il traversone offerto da Pellecchia. Dos Santos sceglie bene i tempi di intervento, palla troppo centrale, tutto facile per Spitoni. Bambozzi al 21esimo va dritto in porta su un calcio piazzato dai 30 metri, Fanti la blocca di prima intenzione. Al 27esimo il primo corner della gara, Bisegna nella mischia, palla sporcata che finisce sui piedi di Sbardella, il difensore prova la deviazione da distanza ravvicinata, Spitoni chiude lo specchio. Pericoloso il Fabriano alla mezz'ora, Fanti a chiudere il primo palo, Zuppardo sulla respinta non trova le misure. L'Avezzano prende in mano le redini e cuce sul terreno di gioco il solito possesso palla, senza però riuscire ad affondare il colpo. Il primo tempo scivola sullo 0-0. Squadre a riscaldarsi per un quarto d'ora, si tornerà in campo con gli 11 invariati. Il primo lampo arriva dai piedi di Pellecchia, conclusione dalla distanza, palla sul fondo. Al sesto minuto si lamenta l'Avezzano per questo episodio in area avversaria. All'ottavo bel traversone di Lombardo dalla sinistra col petto Pellecchia, che fatica a tenere l'equilibrio e perde il momento per la conclusione. Doppio cambio al decimo, fuori un dolorante Fanti e D'Eramo, dentro Lombardi e Pollino. Al quarto d'ora esce anche Bisegna, Priorelli nella mischia e proprio il portiere neoentrato si esalta sul calcio piazzato di Peronullo. Anche per Monaco il primo cambio di giornata, fuori Forò, dentro Fenati. Al 25esimo sullo sviluppo di una manovra corale, Persia incrocia la botta sul secondo palo, sfera out di un niente. Risponde al 28esimo il Fabriano Cerreto, Bambozzi dal limite scarica il rasoterra al veleno, Lombardi si distende e la palla accarezza il palo. E si ripete alla mezz'ora la formazione marchigiana, Zuppardo buca la linea difensiva e supera Lombardi, ancora imprecisa di millimetri la conclusione avversaria. Comincia a scendere la neve sul dei Marsi e Giampaolo tenta il tutto per tutto, fuori Bianciardi, dentro un'altra punta Marco Catullo. Fabriano assediato nel finale, miracolo di Spitoni su Catullo al 38esimo. Si gioca in 40 metri, il Fabriano a chiusura ermetica, non dà spazio all'Avezzano. Priorelli ci prova da fuori nel pieno del recupero, ma non trova lo specchio. E ad una manciata di secondi dal triplice fischio, Menna dalle retrovie, alla palla che può decidere il match. Ancora decisivo Spitoni, che chiude la trasferta nella Marsica con un punto d'oro per le casse marchigiane. L'Avezzano inciampa ancora contro una piccola e per la seconda volta consecutiva in casa propria resta secco di gol. In classifica cambierà poco o nulla e domenica sarà faccia a faccia col Castelfidardo. Mister, nulla da dire sulla prestazione, siete riusciti ad essere belli anche su questo terreno di gioco molto provato dalle piogge, è mancato soltanto il gol. Perfetto, hai perfettamente ragione, perché la squadra, non posso rimproverare nulla perché ha fatto la prestazione, che è la cosa più importante, ha tenuto per 70-80 minuti palla senza mai buttarla, giustamente dovevamo trovare lo spazio giusto per poi approfittarne, ma il Fabriano è stato molto bravo nella fase di non possesso, per cui la squadra ha dato tutto quello che poteva dare effettivamente. Ci è mancato il gol, qualche occasione l'abbiamo avuta, non abbiamo avuto tante occasioni come ci capita spesso, però in questa fase di campionato è normale che se hai tre occasioni la devi sfruttare al meglio. E lì non dico che siamo mancati, però dovevamo essere un pochino più cinici, perché la possibilità per andare in vantaggio ce l'abbiamo avuta. Dopo i quattro gol rifilati all'Agnonese si pensava forse che avesse ritrovato un pochino l'ispirazione là davanti. Oggi un altro 0-0, però sempre contro queste squadre sulla carta un po' più semplici, di bassa classifica, che vengono a chiudersi per portare il punto a casa. Sì, ma adesso le partite sono tutte difficili da qua fino alla fine. È normale che il Fabriano è venuto qui, ha fatto la sua partita giustamente, però nella fase non possesso sono stati molto bravi. Noi avevamo poca profondità, ripeto, ci serviva una giocata vincente, però la squadra la prestazione l'ha fatta. Ci dispiace perché i ragazzi ci hanno messo tutto, nessuno si è risparmiato, è normale che questo pareggio lo prendiamo con positività, è normale perché continuiamo questa striscia positiva, va bene così. Ripeto, la squadra quando fa la prestazione io come allenatore sono contento, poi se arriva il gol sarebbe stata una prestazione perfetta.
Per quanto riguarda il freddo, io non l'ho sentito, ho fatto una sudata clamorosa, però direi che è stata una prestazione da parte nostra molto, molto positiva sotto tutti gli aspetti. L'approccio è stato bello, abbiamo iniziato subito a ripartire ogni volta che c'era la possibilità. Noi i primi 10-15 minuti abbiamo avuto anche un paio di occasioni importanti. Direi che è stata una prestazione voluta da parte di tutti i ragazzi e il risultato penso che sia giusto, perché anche loro hanno avuto le loro occasioni, però noi contro un grande Avezzano abbiamo fatto una gara perfetta sotto tutti gli aspetti.